E allora sono in compagnia della signora Marilu Prati, un grande piacere, che sarà in scena con Caterina Gasini con Un tè per due regine, un testo appunto che vede al centro della scena Penny Guggenheim e Palma Bucarelli. Sì. Che storia è, Marilu? È una storia vera, nel senso, vabbè, Palma Bucarelli lo faccio io, sì. Ho già fatto degli spettacoli su di lei perché è una figura che mi affascina tantissimo ed è la creatrice della Galleria d'Arte Moderna di Roma, cioè della GNAM. Certo. Lei era una appassionata ovviamente di arte moderna e ha conosciuto Peggy Guggenheim, che invece era una collezionista privata, certo. No? Perché era una ricchissima eccetera, che anche lei adorava l'arte moderna, quindi praticamente si sono incontrate alla Biennale del 1948 a Venezia, la prima Biennale dopo la guerra. Sono diventate amiche in qualche modo e la loro amicizia è andata avanti per 10 anni. Poi alla fine, avendo Peggy, un rapporto un po' complicato, perché erano tutte e due personalità fortissime, certo, e quindi certo. Molto conflittuali, non sempre conflittuali, ma anche. Quindi però noi hanno prodotto tante belle cose insieme. Beh, straordinario, cioè praticamente hanno diffuso l'arte moderna in tutto il mondo, no? E quindi questo incontro. Basta pensare a quello splendido museo a Venezia, no? È la Sul, che ha fatto lei, no? Lei si è innamorata di Venezia, ha comprato quel palazzo, infatti si parla anche di questo. Quindi insomma è una storia molto interessante ed è molto affascinante avere queste due figure di donna così carismatiche. Certo. Tutte e due che appassionano il pubblico e piacciono molto. È stata una bella sfida? Ah, ottima, meravigliosa, sì, è venuta molto. Insomma, due personaggi un po' sopra le righe, possiamo dirlo. Sì, certo, infatti lo spettacolo anche come regia è abbastanza sospeso in qualche modo. Che è di Francesco Suriano, appunto. Che è di Francesco Suriano, che ha già fatto le due regie dei miei spettacoli. Perfetto. Su Palma Bucarelli. Quindi insomma penso. Dobbiamo invitare la gente a venire a teatro perché il teatro è un posto sicuro. Anche perché è un posto sicuro, molto simpatico e poi vi divertirete perché oltre a imparare che cos'è, no, cosa sono state queste due figure, certo, però, per la diffusione dell'arte moderna, anche un full immersion nell'arte, possiamo dire. Full immersion nell'arte e nella femminilità importante in qualche modo. Prorompente, sì. Allora, signora Prati, io la ringrazio tanto e quindi detto dal 18 al 21 marzo, glielo ricordo anche a lei, quindi Un tè per due regine al centro della storia, Penny Guggenheim e Palma Bucarelli, qui al Loft of Theater. Signora, grazie, in bocca al lupo e buon teatro. Buon teatro. Buon teatro.